buonasera e benvenuti ad un Tè con Rosanna. Stasera siamo ben lieti di essere nella stanza del sindaco di Foggia, Franco Landella, per chiacchierare un po' con lui e con il sindaco junior Giampaolo De Leo. Buonasera sindaco. Buonasera e benvenuti. Grazie a lei per averci offerto l'ospitalità. Sindaco, volevo sapere, questa organizzazione, questa l'istituzione del sindaco junior del Consiglio Comunale dei Ragazzi, da quanti anni è a Foggia? Ma se non ricordo male è un'iniziativa che proviene dalla passata amministrazione comunale e quindi penso che siano all'incirca quasi 10 anni, una decina d'anni. Penso che sia un'iniziativa meritevole che abbiamo dato continuità perché riteniamo di fare notevoli sforzi per avvicinare i ragazzi alle istituzioni, ma soprattutto per avvicinare i giovani alla politica, perché molte volte vi è una iniziativa di denigrare in ogni luogo, in ogni momento la politica, che probabilmente ha i suoi difetti e le sue difficoltà, ma dobbiamo comprendere che la politica appartiene a tutti, non appartiene solamente al sindaco o ai consiglieri comunali, ma appartiene alla città, in quella filosofia della polis, e quindi la partecipazione ci serve anche per avere suggerimenti, avere anche quelle critiche costruttive per cercare di migliorare. Quindi questo è diciamo l'attività di cercare di aggregare, di ascoltare soprattutto chi vive in maniera per alcuni versi distante dal palazzo e cercare di avvicinarli e cercare di avere anche da loro le iniziative e i suggerimenti. Bene, infatti io so che nello statuto comunale è contemplato dall'articolo 47 bis l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si occupa di materie in ambito politico, giochi, sport e anche di associazionismo. E quindi per questo motivo oggi abbiamo il nostro sindaco junior neoeletto Giampaolo De Leo, che è stato eletto il 28 novembre, mi pare, del 2016, giusto? Buonasera Giampaolo. Buonasera, buonasera a tutti. Bene, allora, in presenza del sindaco che ti lascia l'opportunità di parlare del tuo programma e del tuo progetto, io so che tu hai una passione politica così come il nostro sindaco senior attuale, eri già nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, giusto? Sì, 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 io già da 2 anni fa sono stato eletto consigliere comunale ed è stata già da allora una bellissima esperienza. Adesso è stato veramente un sogno. È iniziato tutto dalla mia scuola, dalla Pio XII, dove adesso frequento la prima media. Lì i miei compagni mi hanno eletto rappresentante di classe, poi tutta la mia scuola mi ha eletto rappresentante di istituto e dopo ulteriori selezioni ho potuto finalmente far ascoltare il mio programma nella sala consiliare del comune, non c'ero mai stato, e di essere eletto sindaco junior di Foggia con l'onore di indossare questa fascia tricolore. Sindaco, è una meraviglia sentire queste parole da un ragazzo così piccolo, posso dire piccolo o giovane? No, sono belle parole, soprattutto quando enfatizza la fascia tricolore, perché ecco, ha un significato importantissimo. Questa rappresenta la nostra Repubblica, rappresenta il sacrificio di tanta gente che ha dato a questo paese la democrazia e la libertà. E condanno proprio tanta gente che in maniera molto superficiale rinuncia al voto, all'esercizio del voto. Io penso che il voto è un qualcosa che è stato conquistato anche con il sangue, e quindi dobbiamo ricordare ogni volta che ci sono elezioni dove uno può manifestare il dissenso, il consenso, quello che sia, ma esercitare il diritto del voto significa onorare quelle tante persone che hanno sacrificato la propria vita per questo principio di democrazia, di partecipazione, del diritto universale di esprimere il proprio consenso nella formazione di quella democrazia rappresentativa, perché dobbiamo
ricordare che prima vi era la democrazia partecipata, vi erano queste aggregazioni che in maniera democratica dettavano, decidevano tra di loro gli indirizzi da attuare. Oggi viviamo in una democrazia rappresentativa, quindi significa che ognuno è chiamato a dare il proprio contributo per formare questa democrazia rappresentativa. Bene, in virtù di questa democrazia rappresentativa e del voto che è stato esercitato, Giampaolo ha vinto con un suo programma politico. Ce ne vuoi parlare? Certo, nel programma che ho portato al comune con cui sono stato eletto sindaco ho proposto per la sicurezza che ci sia sempre davanti a tutte le scuole di Foggia, sia all'entrata che all'uscita, la presenza di vigili urbani o almeno che si prosegua ed estenda la bella esperienza dei cosiddetti nonni vigili, sperimentata con successo in alcune scuole negli ultimi anni. Poi ho proposto che ci sia sempre più attenzione da parte degli educatori verso il fenomeno del bullismo, affinché ciascuno di noi possa esprimersi liberamente. Inoltre è importante che i ragazzi meno fortunati di noi non solo non trovino ostacoli per accedere a scuola, le cosiddette barriere architettoniche, ma possano agevolmente utilizzare tutti i servizi offerti, come laboratori di informatica, le aule musicali, eccetera. Poi ho proposto di convincere tutti, adulti e bambini, ad utilizzare meno le auto e ad andare di più a piedi o in bicicletta, come accade nelle grandi città europee. Non dimentichiamoci di rispettare l'ambiente. A questo proposito chiederò al sindaco di potenziare le piste ciclabili. Per ultimo facciamo ulteriori passi avanti sul progetto della raccolta differenziata. Non dobbiamo far diventare infatti la nostra città una discarica. Sindaco, che ne pensa di questo programma? Ma io lo condivido e lo sottoscrivo, anche se alcune competenze non sono del sindaco per quanto riguarda la materia della sicurezza. Va bene, noi mettiamo avanti alle scuole i nostri vigili, insomma, ognuno li può notare, anche questa bella esperienza dei nonni vigili che io ringrazio. In ogni circostanza significa assumersi la responsabilità, sentirsi parte attiva di un processo di cambiamento, quindi non solo spettatore ma dare il proprio contributo. E quindi i nonni vigili, secondo le loro prerogative, ecco, danno questo contributo. Quello che chiedo a tanti cittadini è di dare il proprio contributo anche con i piccoli gesti, riparando anche qualche piccolo marciapiede, ritirandosi dal proprio lavoro. Non costa nulla, significa amare la propria città, e questo probabilmente manca quel giusto senso di appartenenza, e vedo sempre di più segnali evidenti di inciviltà con atti vandalici, non ultimi quella della statua del viaggiatore avanti a Piazzale Vittorio Veneto e la statua di Padre Pio. Ma ci sono contrapposti anche segnali di civiltà dove la gente reagisce, anzi mi auguro che non solo reagisce nel pulire questi atti vili, ma che abbia il coraggio di denunciare, perché io non penso che quello che è successo sul viale della stazione e in piazza Padre Pio non sia stato attenzionato da qualche foggiano, e quindi siamo chiamati tutti a controllare, a vigilare e a contribuire. La sicurezza, nonostante gli impegni della nostra amministrazione che abbiamo posizionato, anche se non abbiamo le competenze, abbiamo posizionato più di 80 telecamere, soprattutto nel quartiere detto Ferrovie, un po' più esposto, ma a fronte di 40 telecamere, di chi detiene la competenza della sicurezza, che è il Ministero degli Interni attraverso il prefetto e le forze dell'ordine, che hanno questa competenza di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico ai cittadini. Noi facciamo del nostro meglio, certo, con le scarse risorse economiche, anche se la cultura
molto diffusa è che il sindaco, come in America, è responsabile della sicurezza. Così non è, dobbiamo cercare di dare il nostro contributo perché siamo cittadini italiani e quindi se c'è bisogno di implementare la sicurezza dei cittadini, come ho fatto con l'apposizione delle telecamere, è un passo in avanti per cercare di dare alle forze dell'ordine un sistema di vigilanza che possa disincentivare questi atti vandalici, ma soprattutto questi atti criminali. Per quanto riguarda altri settori, sono d'accordo con il sindaco Junior, ma purtroppo è come il buon padre di famiglia che ho tante belle intenzioni da rifare tutte le strade, tutti i marciapiedi, tutti i parchi, garantire i servizi alla collettività, alla pubblica illuminazione, ma questo si fa se ci sono i soldini e purtroppo i soldini ormai i comuni, soprattutto quello di Foggia, deve pagare i debiti pregressi e molte volte non ho la possibilità, nonostante la mia volontà, di garantire i servizi minimi indispensabili. Stiamo mettendo da parte delle economie, però penso che il sindaco deve onorare il proprio mandato. Onorare il proprio mandato, io l'ho sempre detto, non bisogna concentrarsi, e lo dico anche per dare qualche pillola di esperienza al mio collega più piccolo. Uno non deve fare il sindaco per essere rieletto, ma deve fare l'amministratore per governare la città e molte volte anche delle azioni impopolari, quelle che ti fanno perdere i consensi, vanno presi nel segno della legalità, come purtroppo sto pagando un prezzo alto nel emettere ordinanze di sgombero per cercare di ripristinare questi principi delle regole certe, quindi che è il fondamento della democrazia, e questo purtroppo ti porta a numerose antipatie, così come ho smantellato il mercato abusivo delle pulci che stava proprio a ridosso del tribunale di Foggia, dove si vendeva anche materiale di dubbia provenienza, molto rischioso. Molte volte i giocattoli venivano presi dall'immondizia e rivenduti a poco prezzo. Quindi significava anche mettere a repentaglio la salute pubblica. C'è tanta povera gente che esercitava questo commercio e questa massa di gente certamente la prossima volta non voterà più Landella, però non potevo consentire che questo fenomeno, che è stato preso sotto gamba dai miei predecessori, da una giornata che era, mi pare, la domenica, con pochi punti vendita, poi è diventato il mercato del lunedì, il mercato del martedì, il mercato del venerdì, con la proliferazione di tutta una serie di punti vendita, tutti abusivi, con materiali di dubbia provenienza. Sono azioni coraggiose per ripristinare questo principio delle regole, le regole che devono essere rispettate, che molte volte noi dobbiamo esercitare, anche se queste regole che noi molte volte imponiamo diventano impopolari. Purtroppo il sindaco è un brutto mestiere che diventa, tra virgolette, il punto di riferimento per additare tutto quello che succede, ma abbiamo l'onore di onorare questa fascia tricolore cui noi siamo chiamati a far rispettare le regole, ma soprattutto a dare quegli equilibri di finanza, soprattutto per lasciare a chi sarà il mio successore una finanza equilibrata, una finanza che non deve creare ulteriori debiti, ma soprattutto una finanza che possa finalmente garantire i servizi pubblici ai cittadini, perché i cittadini giustamente pagano le tasse e quello che è successo negli ultimi dieci anni, al di là di decreti salvaenti, al di là di chi è stato e delle eventuali responsabilità che ancora oggi siamo alla ricerca, il cittadino di queste cose
poco importa certo. Perché alla fine ritiene di avere dei diritti, così come è chiamato ai doveri quando paga le tasse, ed è la cosa che a me duole fortemente, non poter garantire i servizi ai cittadini, perché purtroppo devo onorare prima i debiti che mi hanno lasciato. Bene, questo è un discorso abbastanza capzioso sicuramente, parliamo invece realistico. Realistico sicuramente, doloroso. D'altro canto, come diceva lei, l'onere di fare il sindaco deriva però da una grande passione politica, sì, la stessa passione che anima il nostro piccolo sindaco junior. Gianpaolo, tu hai già partecipato a un consiglio comunale? Da due anni fa. Gli scorsi due anni, sono stato consigliere comunale, quindi ho vissuto, come ho detto prima, un'esperienza bellissima all'interno di questo consiglio comunale dei ragazzi. Abbiamo fatto molte sedute, io ho partecipato a molte iniziative guidate dal sindaco junior dell'epoca. Senti, ma adesso come sindaco non avete ancora cominciato i vostri lavori? No, in verità proprio ieri abbiamo fatto una seduta, la prima giunta, si è riunita la prima giunta comunale, dove io ho assegnato a tutti gli assessori gli assessorati. Però dobbiamo ancora iniziare a pensare per diverse proposte. Posso chiederti quali sono stati i criteri di scelta per gli assessorati? Sì, in effetti noi il martedì precedente avevamo sentito tutti i programmi di tutti i futuri assessori e io ho preso appunti, ho sentito diverse proposte interessanti e da quello mi sono basato sulle mie decisioni. Bene, gli assessori sono stati contenti? Sì, molto contenti. Quindi una giunta comunale serena si prospetta per il momento. Certo. Quali sono i programmi che hai come sindaco da portare a termine, o se avete già stilato un programma ieri? No, non abbiamo ancora stilato nessun programma, stiamo pensando, gli assessori si stanno organizzando, stanno preparando le proposte, il programma comunque dovrebbe essere quello che io ho portato al comune. Quindi lavoreremo in questo senso. Allora, io ti faccio i miei migliori auguri sicuramente per poter portare a compimento nel migliore dei modi il tuo mandato. Tu che cosa auspichi durante questi due anni nei quali sarai sindaco della città di Foggia, seppur junior? Io... Un auspicio per la città di Foggia, un augurio. Ah, ok. Allora, sì, durante le feste natalizie da poco trascorse, mi è capitato, come penso a molti di voi, di girare per case di amici e parenti e ho trovato tante case belle, piccole, grandi, non importa, ma tutte pulite, ordinate, addobbate a festa. E ho pensato che ogni foggiano tiene tanto alla propria casa. Ecco, come rispettiamo casa nostra? Ci piace vederla bella, pulita, ordinata, ben arredata. Così vorrei vedere la nostra città. Vorrei che Foggia diventasse la casa di ognuno di noi. Perché viviamo in una città bellissima, abbiamo delle potenzialità uniche, un clima eccezionale, cibo incredibile, monumenti storici affascinanti, la cattedrale, il nostro teatro Umberto Giordano. Nel finale del mio programma al comune ho detto: Foggia merita un futuro, possiamo e dobbiamo farla ripartire, grazie all'entusiasmo della nostra generazione. E voglio concludere con il mio motto. Ottimismo, forza Foggia e viva i foggiani! Viva i foggiani sicuramente. Sindaco, il sindaco junior si allinea sulle posizioni sue. Questa è la mia posizione, perché molte volte sono gli stessi foggiani a parlare male della propria città, e quindi questo demolisce l'immagine di una città che invece ha bisogno di essere rilanciata attraverso questo spirito di senso di appartenenza. Come qualcuno che parla male della propria famiglia, è difficile che poi la propria famiglia possa avere una credibilità di fronte a un istituto bancario, di fronte a qualsiasi istituzione, se nell'ambito della propria famiglia i propri figli o i propri genitori
parlano male della propria famiglia. Quindi questo è sempre per far comprendere che dobbiamo difendere, con le difficoltà che ha questa città, con anche una sacca minoritaria, ritengo, di criminalità che deve essere messa nell'angolo, e cercare la parte buona di Foggia di difendere questo territorio. Ecco perché mi associo all'appello che ha fatto il mio collega più piccolo, ma probabilmente molto più saggio di tanti grandi, che molte volte non guardano il bene pubblico, la strada o qualsiasi oggetto che appartiene al comune, come un oggetto di casa propria, ma come se fosse un qualcosa che non gli appartenesse. Questo è l'elemento negativo che purtroppo ancora oggi riscontro con cattivi gesti di inciviltà diffusa e anche di vandalismo. Ecco perché bisogna accrescere l'amore per la propria terra, con anche soprattutto un investimento cospicuo nel settore culturale, perché possiamo avere il sindaco più bravo, possiamo avere la giunta più bella, più capace, possiamo avere il consiglio comunale più intelligente del mondo, ma se non vi è una società che accompagna, che ha la voglia di rilanciare questo territorio, che crede in se stesso, beh, possiamo mettere tutti gli artisti e gli scienziati di questo mondo a fare il capo dell'amministrazione comunale, non si va da nessuna parte se non vi è una società che partecipa e difende la propria terra. Quindi è questo l'auspicio che mi associo, di innamorarvi della vostra città, di difendervi e di cercare di proporre. Le critiche vanno bene, aiutano se sono costruttive, ma le critiche per demolire e denigrare, penso che siamo stanchi di questa gente che su Facebook ha l'unico obiettivo di denigrare e demolire. Quella è la gente che noi non vogliamo e che tutti dobbiamo cercare di emarginare, perché fa male non solo a chi svolge i ruoli di responsabilità, ma fa male soprattutto alla città intera. Bene. Allora noi vi salutiamo ringraziando il sindaco junior Giampaolo Di Leo e il sindaco Franco Lantella, ripetendo appunto le parole dei sindaci qui presenti: amiamo Foggia, siamo ottimisti e trattiamola come se fosse casa nostra, quindi amiamola, proteggiamola e curiamola soprattutto. Sindaco, io la ringrazio moltissimo per averci ospitato. Grazie a lei per questa iniziativa. Io mi auguro che queste iniziative possano riscaldare i cuori di tanti foggiani che vivono ancora oggi nell'ombra e nella sciatteria e nella denigrazione allo stato puro. Quindi dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo capire il momento di difficoltà, ma dobbiamo essere consapevoli che questo territorio è un territorio ricco di gente forte, capace, che ha saputo ricostruire non da un momento particolare, ma dal dopoguerra, dove questa città è stata arrasata al suolo, e i foggiani hanno avuto la forza di rialzarsi e di ricostruire questa bella città di Foggia. A noi la capacità di difenderla. Bene, grazie. Giampaolo, grazie mille per averci dato la tua esperienza, averci parlato dei tuoi progetti e soprattutto del tuo augurio così sentito, così appassionato. Noi possiamo rincontrarci per sapere come procede il tuo mandato? Certamente. Quindi per ora ci salutiamo. Grazie agli amici di Mitico Channel e di Untain con Rosanna, e ci vediamo alla prossima puntata.